arrestato il 15 gennaio del 93 dai ROS dei Carabinieri, in un'aula di tribunale disse di non essere mafioso. Queste perdite, queste bandelle di Buscetta, che poi si fanno tutte quelle di Buscetta, dicono delle bugiarderie e non è vero che ci sono cupole, non cupole. Non lasciano avere eredità e non ha lesinato attacchi ai capi mafia ancora in libertà come Matteo Messina Denaro, ritenuti meno intelligenti di lui e troppo egoisti.